vostre cose ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione! Il meglio della lavorazione dei metalli è prezzi imbattibili. Ho affari incredibili da proporvi! Se non la smettete mi costringo a chiamare le guardie! Splendida nottata, non trovate? Non c'entro nulla! Pietà! Guardate qui! Uno degli ultimi quadri del ghirlandaio! Prima che morisse, possa riposare in pace. Notate, notate i contorni delicati del volto della Madonna! Il tuffo del... hanno pregato per lui durante i suoi recenti viaggi. Non capisci, tu fai carcere. Andiamo! Salve cittadini di Roma! Ammirate questo splendido spettacolo! Caterina Sforza, gran puttana di Forlì, finalmente è stata messa in ginocchio! Ah! Nessuno può scendere più in basso di Lucrezia Borgia! Chi ti ha ridotta così? Tuo fratello o tuo padre? Forse entrambi? Magari contemporaneamente? Chiudi la bocca! Nessuno può ingiuriare i Borgia! Lo stesso accadrà a chi intende opporsi a noi! Popolo di Roma! Sii forte! La tua ora arriverà e sarai libero, lo giuro! Intendono torturarla. Tu sei qui per Cesare e Rodrigo. Caterina è un potente alleato. Se l'aiutiamo ora che è debole, saprà esserci riconoscente. Forse. Ma prima uccidi Cesare e Rodrigo.
Al diavolo il Papa, voi rispondete solo a me. Roma è la colonna che tiene in piedi tutta la nostra impresa. Non può vacillare. E nemmeno voi. E il Vaticano? Quei vecchietti stanchi. Fingete di assecondarli, presto non ne avremo più bisogno. Ci ha lasciato Roma. È in ottimi. Devo parlare. Conosco. Ma dove si è cacciato?
Cesare. Lucrezia. Sei stata cortese con la nostra ospite. Quella boccaccia. Come vorrei cucirgliela. A me piace aperta, invece. Oh. Hai parlato con il Papa dei fondi richiesti dal mio banchiere? Non si trova al castello. E bisognerà convincerlo quando sarà di ritorno. Questo non sarà un problema, vero? No. Però qui mi sento sola. Io e te stiamo così poco insieme ultimamente. Sei così impegnato con le tue altre conquiste che... Presto. Non appena salirò sul trono d'Italia, tu diventerai la mia regina. E la solitudine sarà per te solo un ricordo. Ah, non vedo l'ora. Comportati bene in mia assenza. Aprite! Il comandante in capo sta partendo per Urbino! Buona fortuna a voi, Cesare! Ho l'impressione che Machiavelli resterà molto deluso. Apri la cella. Com'è stato il viaggio a Roma? Eri nella carrozza privata di Cesare. Sei patetica, Lucrezia. Di che ti ha parlato? Dei suoi piani per Napoli? Ti sono piaciuti? Non me ne ricordo. Forse ricorderai questo. Ah! Così impari ad alzare la cresta. Rinchiudila e portami la chiave. L'uomo mi fa... Sta scappando! Sei mia! Oh!
Posso portarvi altro prima. Ezio, tu che cosa ci fai qui? Una visitina ad Alsarto. Se mi salvi, farai solo infuriare Cesare. Per fortuna non è qui. Per caso non c'è una seconda chiave? La guardia l'ha data a Lucrezia, quindi temo di no. Sai dove si trovi? Le sue stanze sono in cima al castello. D'accordo, resta qui. Fa conto di avere già la chiave. Non vado da nessuna parte.